del governo e delle altre amministrazioni il concetto che la tutela della salute, la promozione della salute è un valore che va al di sopra anche dei valori economici e bisogna fare uno sforzo in più e devo dire onestamente che il nostro ministro ha più volte chiesto anche alle altre amministrazioni di fare questo sforzo in più per poter ottenere qualche risultato maggiore. Roberta ci parlava dello zoccolo duro, è vero, è così, sono anni che non riusciamo a spostare il nostro numero dei fumatori da quel 20, 21, 22% sul quale ormai si è attestato da una decina d'anni. Come strumento di conforto anche in questo caso, non soltanto la Convenzione Quadro per il controllo del tabacco, che è vero, è un trattato internazionale che impone quindi degli obblighi ai quali prima o poi dovremo dare una risposta come paese, ma in genere tutta la comunità internazionale è fortemente attenta in questo periodo a tutto quello che riguarda la prevenzione delle malattie croniche e quindi a un approccio trasversale ai fattori di rischio e il fumo è un fattore fondamentale in questo e quindi come speranza anche di mobilitazione dei nostri decisori politici, non solo nazionali ma a livello internazionale, c'è questa elevata attenzione non solo dell'OMS ma in generale delle Nazioni Unite a questo tema. È una particolare sensibilità. Il mese di aprile scorso, 27-28 aprile, c'è stata una conferenza, la prima conferenza mondiale sulla promozione degli stili di vita e la prevenzione delle malattie croniche, a Mosca, in cui si è discusso soprattutto di, fattori di rischio, fumo, abuso di alcol, sedentarietà e scorretta alimentazione, e in cui quindi tutti i paesi si sono impegnati a definire delle strategie di tipo trasversale e intersettoriale su queste tematiche. E ha partecipato anche il ministro Fazio, che quindi ha sottolineato che come il nostro paese consideri importante questo approccio, ma la cosa ancora più importante è che questa conferenza di Mosca è preliminare ad un meeting di alto livello che si svolgerà a New York il 19 e 20 settembre, prima della conferenza delle Nazioni Unite, e dove si discuterà ancora una volta proprio di promozione degli stili di vita e prevenzione delle malattie croniche. E ancora una volta quindi le tematiche anche del fumo di tabacco e tutte le strategie di controllo del tabacco, che sono poi di fatto tutte contenute all'interno della Convenzione Quadro dell'OMS, saranno al primo livello di attenzione di tutti i paesi delle Nazioni Unite. Questo ovviamente è una speranza perché comporta il fatto che non solo l'autorità sanitaria, il Ministro della Salute, ma il Paese dovrà essere rappresentato in genere dovrebbe essere rappresentato dal Presidente del Consiglio, comunque da un'alta rappresentante del governo, non dell'autorità sanitaria, e quindi un impegno dovrebbe essere da parte dell'intero Paese in questo campo. Poi ci sono tutta una serie di adempimenti, di cose che si possono fare, che si potrebbero fare, in cui siamo carenti, ma siamo carenti soprattutto nella concertazione, perché la concertazione con le altre amministrazioni, dalle quali purtroppo non possiamo prescindere, che spesso ci ha bloccato, rimandando, diceva, beh, tanto sta per farsi la revisione della direttiva, beh, aspettiamo l'uscita della nuova direttiva e con questo continuo rinvio, insomma, noi perdiamo del tempo prezioso che avremmo potuto recuperare in questi anni. Però, insomma, io confido sempre che con passi che a volte fanno dei balzi, insomma, si possono avere dei risultati positivi. E nel messaggio del segretario dell'ONU proprio per questa giornata c'è una frase che vorrei sottolineare perché al di là appunto della sottolineatura dell'importanza delle strategie, dell'approccio trasversale, dell'approccio intersettoriale, dice una cosa molto importante. Ricordiamoci che il tabacco ci rende tutti più poveri e quindi in termini di salute, in termini di economia, anche in termini secondo me culturali e educativi come persone. Quindi ricordiamo questo, il tabacco ci rende tutti più poveri da questo punto di vista voglia guardare. Daniela, una battuta che era scontata, rende tutti più poveri, scusi, il cultivo del tabacco. Guardate, divertitevi a guardare i titoli delle due principali multinazionali,
non solo vanno sempre bene, quindi. Purtroppo non ho il coraggio di comprare le azioni, non ce la faccio perché mi sento mi farebbe male, però è un ottimo investimento quello. Io ringrazio tutti quanti, vi do appuntamento come al solito il prossimo anno e adesso c'è il pranzo.